Care concittadine e cari concittadini, sono felice di poter comunicare che per la metà del mese di novembre saranno completati i lavori di rifacimento della via Marvuglia, una via di fondamentale importanza che mette in collegamento la città con la frazione di Piano San Paolo e che consente a moltissimi cittadini che risiedono in quelle aree di disporre finalmente di un'arteria viaria sicura e ottimale. Si tratta di un investimento di 1,5 milioni di euro, realizzato grazie a un finanziamento ottenuto da questa amministrazione comunale a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che consentirà la sistemazione di alcune parti della via Balatazze, che è la prosecuzione della via Marvuglia, e l'integrale rifacimento della via Marvuglia attraverso l'allocazione del tappetino, attraverso la segnaletica orizzontale e attraverso l'installazione di tutta una serie di guardrail nelle aree di maggiore criticità. È un lavoro coordinato dal nostro ufficio tecnico, che voglio ringraziare, seguito dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Paolo Crispino, e messo in campo con grande celerità, rispettando i tempi che il Ministero e la città metropolitana ci hanno assegnato. Finalmente, come potete vedere dalle immagini, una strada ottimale che consentirà di ridurre i tempi di percorrenza per coloro che vivono in prossimità della frazione di Piano San Paolo, in contrada Commenda, e che consentirà, dopo circa 30 anni, di poter attraversare questa strada in condizioni di sicurezza. Un primo importante risultato nell'attivazione dei fondi del PNRR, che per la nostra città complessivamente ammontano a circa 30 milioni di euro, che stanno dispiegando i propri effetti. Questo primo 1,5 milioni di euro lo stiamo già spendendo e completando, e per metà novembre completeremo i lavori e per la fine del mese di novembre rendiconteremo tutte le attività svolte.